Sì, il mio nome era dappertutto e alla fine ho rischiato. Fino a 3 minuti alla fine rimanevo a Siena. Fa sempre piacere che grandi piazze come c'era Sampdoria, Sassuolo, che mi volevano. Alla fine la spuntata del Verona, forse perché Mari voleva di più che venissi qui, ha fatto questa trattativa molto più veloce ed è stata la società più concreta. Niente, fino a 3 minuti alla fine sembrava che dovevo rimanere a Siena, poi mi ha chiamato il mio procuratore e grazie al direttore del Siena, ma anche a Sogliano che mi ha voluto tutti i costi, sono arrivato qui. C'è questo grande punto interrogativo sulle tue condizioni fisiche, perché sono circolate tante notizie. A Sampdoria qualcuno diceva che tu non avevi passato visite mediche, poi Verona, intanto come stai? Qual è la verità? No, è la verità, beh, ho fatto le visite mediche a Sampdoria, come le ho fatte qui ieri, io sto bene, mi sono sempre allenato, da oggi sono a disposizione, sono in gruppo, quindi ho sempre fatto tutto quanto, ho fatto la corsa a Siena, ho fatto tutto quanto e su quello lì sto al 100%. Penso che tra la ripresa dopo la sosta della nazionale sono a disposizione al 100%. Cosa c'è stato? Il problema al ginocchio, No, l'operazione, l'operazione. problemi, ognuno diceva la sua, magari i direttori avevano un po' preso paura a società così, magari non si fidavano. Poi io ho detto, sono venuti anche a vedermi, hanno visto che stavo bene, quindi io ho dato la mia disponibilità che ero a disposizione, poi ognuno si prende le sue. Quindi io sono venuto qui con grande voglia per aiutare il Verona a salvarsi il prima possibile. Io, come ho detto prima, sto bene e poi sarà il campo a dimostrarlo se più o meno.